Attenzione, cura verso gli altri. Compassione. Queste sono le vere fondamenta di Gotham. Ed è un onore aver dato alla Gotcorp queste stesse fondamenta. Per questo ci chiamano l'azienda di tutti. Grazie di cuore. Davvero. Sembra che Mr. Boyle voglia soffiarle il ruolo di primo industriale filantropo di Gotham. Gotham ha bisogno di altri come lui. Bruce! Il tuo sostegno mi spiazza, veramente. Te lo meriti. Tu cambierai il mondo, Ferris. Ehi, lo cambieremo insieme, giusto? Mi perdoni, Mr. Boyle, la stampa attende da questa parte. Il futuro di Gotham ed è molto, molto luminoso. Bene, siamo quasi a mezzanotte e sapete tutti cosa significhi. Cominciamo questo veglione di Capodanno con un... Hai scordato di pagare le bollette, Bruce? Felice anno nuovo! Con le mani se volete festeggiare! Venite di qua! E dove andate? Va bene! Alfred, dov'è Ferris? Alfred. Fermi lì! Sì, preso! Il maggiordomo è impazzito. Codardi, temete un anziano? Ehi, vacci piano! Spero che quel vaso non fosse di valore. Oh, guarda il principino! Addio, Bruce! Il pinguino ha un co... Caccia fuori sotto! Ti do un... Pinguino non... Stai bene? Ho affrontato di peggio. Sono gli uomini del pinguino. Cosa vogliono da Ferris? Non lo so. Sono guidati da una persona con una tuta meccanica. Devo trovare Ferris prima di loro. Vestito così non cedi nessun aiuto. Dovrebbe mettere l'altro completo. L'entrata della Batcaverna più vicina è nello studio. Hai un attimo? Si parla di un iceberg appena comparso, anzi esploso, nella sala da ballo. Voglio i dettagli. Che è successo? Chi pensi che... Dov'è Ferris? Non è mai arrivato. Un attimo. Non vorrai andare lì da solo. Resta con Alfred. Ti proteggerà. Con tutti questi ospiti in giro, forse dovrebbe cercare quella... cosa in cantina. Bene. Nascondiamoci qui e restiamo zitti. Andrà tutto bene. Stia attento quando attraversa la biblioteca, Sir. La villa brulica di uomini del pinguino. Resta lontano dal pericolo. Basta atti eroici. Quegli animali non mi spaventano. Alfred. Veda di raggiungere la cantina o dovrò affrontare la banda del pinguino io stesso. Quegli uomini sono armati, devo metterli KO senza farmi notare o mi spareranno. Ricorda che quelle perle sono mie. Le prenderò prima di mandare tutto a fuoco. Thank you.
quel bastardo è mio! Distruggi il Parì. Il pinguino vuole che distruggiamo tutto. Ma perché? Il pinguino è ansioso di distruggere Villa Wayne. I Wayne hanno rovinato i Cobblepot in passato, o almeno così dice lui. Il discorso fila. Non si arriva alla vetta senza schiacciare qualcuno, dico bene? Laggiù non c'è più vino e ancora vino. Bordot, roba costosa. Non si dice Bordot, si dice Bordiù. Scusa, hai ragione. Allora, questo Bordiù è costoso o no? Siamo a Villa Wayne, idiota. Qui tutto è costoso. Allora perché il pinguino ci fa lavorare con quel Mr. Freeze? Per te? Non hai visto quel raggio congelante? Dici che Freeze l'ha costretto? Ma che? Noi aiutiamo Freeze a prendere Boyle e lui ci dà altri raggi congelanti. Ah, spero di averne uno. Tu? Probabilmente finiresti per congelarti da solo. Ti congelo io per zittirmi. Che minaccia, starei tremando se non me l'avesse detto uno che vive ancora con la mamma. E oui! Sir, se uscisse un po' più spesso dal suo covo, saprebbe anche lei che l'entrata della Batcaverna è nella sala degustazione in cantina. Cerchi la statua. Faccia attenzione nella galleria, sir. Risente ancora dei danni arrecati la vigilia di Natale dal nostro visitatore. La polizia ha invitato i residenti di Gotham Sud a restare al sicuro nelle proprie case. La polizia non è stata in grado di difendere i dimostranti. La sua presenza ha solo irritato la gente e fatto scendere altri cittadini in strada, infuriati per la notizia della corruzione venuta alla luce. Signorino Bruce, ho visto di sfuggita il suo uomo meccanico. Quei selvaggi lo chiamano Mr. Freeze. Prende in considerazione l'idea di indossare la tuta XE per le condizioni estreme? La tuta XE non è pronta per entrare in azione. Oh cielo, sento gli elicotteri! Altri brutti del pinguino! Faccia presto! Centrale, 7-3. Daremo un'occhiata, ma fate attenzione. Probabile codice 3 a Gotham Sud. Non ho il tempo di preparare la tuta XE per l'uso. Alfred dovrà darle gli ultimi ritocchi. Ora devo tornare alla villa e trovare Ferris prima degli uomini del pinguino. Alfred, cos'è successo alla corrente? Sir, deve affrettarsi. Stanno incendiando la villa. Sono riuscito a portare la maggior parte degli ospiti nelle ali est e sud, ma... Ehi, è il maggiordomo! Alfred! Alfred!
Deve essere stato più di uno. Sì, ma chi? Non possono essere gli spiriti, sono occupati con dimostrarti a Gotham North. Va bene, finiamo di applicare il fuoco qui dentro e fidiamoci. Quel libro aveva oltre 1200 anni. E allora? Chi vuole un vecchio libro? Bah, si tenga pure quella statua di Nazione Alfred. Il suo datore di lavoro apprezzerà di certo le poche centinaia di dollari che vale sul mercato nero. Ehi, nonnetto, mi serve giusto qualche centone per i nuovi cerchioni. Oh, santo cielo! Ha bruciato centinaia di migliaia di dollari in libri cinesi nell'undicesimo secolo. Ma la prego, pensi pure ai suoi cerchioni. Perché dice la verità su questi libri? Manco per idea. Come sono vecchi, cadono a pezzi. Hai ragione. Voleva solo convincerci a lasciare la stanza. Scommetto che vale almeno un testone. Finiamo il lavoro e usciamo da qui prima che crolli il tetto. Perché il vostro capo ha la pelle blu? Sì, non è il nostro capo. Devi rivolgerti al figlio. Ehi, chiacchieroni. Tieni chiuso il vetro sul capo. Cosa? Ah, giusto. E si chiama Mister Prince. Se te non lo farei arrabbiare. Davvero lo chiamate Mister? Non l'hai mai incontrato, dico bene. Ucciderà Ferris. Probabilmente. L'hai guardato negli occhi? Non ha un'aria allegra, non so se mi spiego. La smetti di provarci con l'ostaggio. Ti usa solo per avere informazioni. Sì, lo so, ma... Insomma, è Vicky Vale. Per favore, l'emblema blocca l'uscita. Lo rimuova e ci faccia uscire. Per favore, l'emblema blocca l'uscita. Lo rimuova e ci faccia uscire. Di qua. È stato fantastico. Li hai conciati per le feste. Hanno preso Ferris Boyle nella sala accanto. Credo che vogliano ucciderlo. Grazie del salvataggio, Batman. Ma mi pare che la signorina abbia detto che Mr. Boyle ha bisogno d'aiuto. Dovresti davvero concedermi un'esclusiva. Il pubblico muore dalla voglia di conoscerti. Ho cose più importanti da fare. Ma questo è importante. Ormai sei l'argomento preferito della città. Devi spiegare cosa intendi ottenere. Le mie azioni parlano forte e chiaro. Rifletterei sull'esclusiva. Devi gestire la tua immagine prima che qualcuno decida di farlo al posto tuo. Sono un tuo nuovo sostenitore. Grazie ancora. Allora sei qui per fermare Mr. Freeze? Sei qui per fermare quei pazzi! Abbiamo fuori! Rispondi! Non fatelo! Tutti vincolati, poi. Ciao, non farti sparare! Mr. Freeze è in arrivo! Chi? Chiede? Guarda un po'! È lui! Ma che cos'è? Kung Fu! Fallo e basta. Dobbiamo tirarti fuori da lì. Ho sentito parlare di te. Non ho nulla contro di te. Allora sei alla festa sbagliata. Freeze, che cosa vuoi da me? Non voglio che un minuto del tuo tempo. La
Lasciami andare! Aiuto! Aiutate! Come? Cosa diavolo? Io la vittima! Sembra che Freeze non sia l'unico con un'arma criogenica. La porta è bloccata dal ghiaccio. Dovrò entrare nella sala da ballo dal balcone. Freeze è andato. Uno degli uomini del pinguino saprà dove è diretto l'elicottero. Ha fatto Batman ad arrivare con dei fretta. Non importa. Abbiamo acciuffato voi, distrutto la baracca e il nostro amico congelato è riuscito a fuggire. Per me la missione è completa. Ma anche per me. Vediamo il bottino e filiamocela. Hai vinto! Hai vinto! Mi arrendo! Dove sta portando Ferris? Non lo so, giuro! Hai idea di quanti tuoi amici io abbia mandato all'ospedale la vigilia di Natale? Senti, è uno dei trafficanti del pinguino. Sta distribuendo le armi che ci ha dato Freeze. Lo saprà senz'altro. Dovevamo incontrarci a Gotham Sud. E invece vi incontrerete al pronto soccorso. Spero che il trafficante del pinguino saprà dirle che sorte ha riservato Mr. Freeze al nostro amico. Prendersela con uno come Ferris Boyle è ripugnante. So che lo porterà davanti alla giustizia. Lo spedirò dritto a Blackgate in barella. Centrale, confermiamo il codice 3. A quanto pare i fanatici di Anarchy stanno approfittando dell'assenza della polizia. Ricevuto 8-2, teneteli d'occhio, ma non intervenite senza rinforzi. Per quello nessun problema. Trovare il trafficante del pinguino è la chiave per trovare Freeze. Devo scansionare l'area, gli indizi potrebbero dirmi dove è andato. Qualsiasi cosa sia, questa sostanza blocca gradualmente le sue funzioni vitali, mettendolo in criostasi. Non riuscirò a liberarlo dal ghiaccio senza rischi se non uso i guanti termici della tuta XE. L'agente si è imbattuto negli uomini del pinguino. Non era pronto la criotecnologia, ma il criofucile perdeva. Se mi sbrigo, questa pista mi porterà dagli uomini del pinguino. Mi farò dire da dove viene questa tecnologia. Alfred, gli uomini del pinguino usano armi criogeniche per intrappolare persone innocenti nel ghiaccio. Mi servono i guanti termici della tuta XE per liberarli. Mi metterò subito all'opera, sir. Ha idea della provenienza di queste armi? Quando avrò preso il trafficante del pinguino avrò la risposta. Dov'è Freeze? E pensi che lo sappia? Vuoi festeggiare l'anno nuovo con una gamba in trazione? Ok, ok. Ha fatto un patto con il pinguino. Armi in cambio di un... Ferris Boyle. L'ultima volta che l'ho visto era la Godcorp. Stai mentendo. Godcorp non produce armi. Cosa? No, io... Godcorp, lo giuro, guarda, ho i codici d'accesso. Li prendo io. Non ha alcun senso. Godcorp che sviluppa delle nuove armi. Qui c'è qualcosa sotto. Già, e che sfortuna. Qui intorno è tutto chiuso. Ci sarà pure un posto in cui mangiare da queste parti, no? Sì, tanti, ma nessuno è aperto. Vieni qui di corsa! Certo, capo.
ne farete di me? Dite? Finché il tuo amico continua a collaborare, sono certo che non dovremo fare nulla di drastico. Andiamo! Quelli erano armati. Come ci sei riuscito? Dove stanno portando Ferris? Il signor Boyle? Sono diretti al dipartimento di ricerca sui propellenti. Hanno preso il controllo dell'intero stabilimento. Hai codici di questa porta di sicurezza? No, non sono autorizzato. Ma il mio capo ce li ha. L'hanno portato al laboratorio di organica, dall'altra parte della hall. Non lascerò che facciano del male al tuo capo. Tu portati in salvo. Alfred, come vanno i lavori sulla tuta XE? A rilento, sir. Ci sono formazioni di ghiaccio che mi sbarrano la strada. I guanti termici sarebbero senz'altro d'aiuto. Sto lavorando il più alacremente possibile. Tienimi aggiornato. Dammi Boyle, o congelo l'intera stanza. So che non lo farà. Boyle, hai i codici che ti servono. Dammi la stessa roba che ottieni da lui, altrimenti non te lo consegnerò mai. Quel che c'è dietro questa porta non deve interessare. Quel che mi interessa sono le armi che mi sono state promesse e che ora mi vengono negate. Cobblepot, non finirà bene per te. Penso proprio tu stia facendo confusione su quel che succederà qui. Appena tirerai fuori quella boccia per pesci, i miei ragazzi la faranno saltare. E se non funziona... Di nuovo tu! Hai una sola possibilità di lasciarlo andare. Non è possibile minacciare chi ha già perso tutto. Cosa cerca, Freeze? A cosa gli serve Boyle? Boyle ha i codici che gli servono per accedere a una specie di superarma e tu glieli hai fatti avere! Quel ghiaccio è l'unica cosa che ti salva dalla ripassata che ti meriti. Senti, tu vorresti salvare il nostro amico Boyle, giusto? Ma non puoi rompere questo ghiaccio. La God Corp ha un dispositivo, una specie di trivella, una criotrivella. Dimmi dov'è. I miei uomini hanno portato le nostre acquisizioni al nightclub Mai e la Mai per tenerle al sicuro, è ovvio. Allora spera che i tuoi siano ancora al Mai e li Mai. Se voglio superare questa barriera di ghiaccio, devo raggiungere il Mai e li Mai prima che gli uomini del pinguino decidano di andarsene. Pericolo. Guasto critico nello stadio 2 di alimentazione. Protocolli di emergenza attivati. Emergenza. Dipartimento di ricerca sui propellenti compromesso. Avviare immediatamente le procedure. Senza la tuta XE non sopravviverei mai in quella nube di criovapore. Chi vuoi che ti assuma? Hai dei precedenti. Deve esserci una via d'uscita. Quando la trovi. Sir, rilevo un gruppo di uomini armati fuori dal Mai e Libai. Le suggerirei di sgombrare la zona prima del lancio. Allora, che cosa facciamo? Andiamo in un negozio di liquori e poi a uno spogliarello. Lo facciamo ogni anno. Ora ci pensiamo noi! Sono nei guai!
solo un altro. Tempo scaduto. Guarda di demente. Tuta XE in arrivo, sir. I termici la aiuteranno a sbarazzarsi del ghiaccio, sir, e la tuta la proteggerà. Sir, le suggerisco di sistemare anche gli ultimi attivisti, appena può. La struttura a nido d'ape isola dal freddo estremo senza aumentare il peso. Non mi rallenterà per nulla. Ce ne andremo finché non mi avrai detto Hai rubato una trivella criogenica alla God Corp. Beh sì, ma non è qui. Il pinguino ha detto di venderne i pezzi. È stata smontata. Dove si trovano? Te lo dico. Ma tu, non buttarmi dal tetto, ok? Forse un'altra volta.